Buongiorno e benvenuti alla versione video ricetta del blog Giallo Zafferano Viaggiando Mangiando. Potete trovare la ricetta di quest'oggi sul mio blog, appunto blog.giallozafferano.it/viaggiandomangiando/, come vedete scritto qui sotto. Quest'oggi prepareremo una ricetta molto semplice ma decisamente originale. Si tratta del baccalà in crosta di nocciola e questa ricetta la potete trovare all'interno del blog. Cosa serve per la ricetta di quest'oggi? Prima di tutto il baccalà dissalato, 250 grammi, tagliato a filetti. Poi servono 100 grammi di nocciole tritate, pepe, olio extravergine di oliva e in uscita dell'erba cipollina. La ricetta è semplice. Basta prendere il nostro baccalà, posizionarlo all'interno di una pirofila già preparata con la carta a forno. Irrorarlo di un po' di olio extravergine di oliva. E quindi semplicemente impanarlo all'interno delle nostre nocciole. Da ambedue i lati. Per fare in modo appunto che si formi una bella crosticina. Una volta pronte, spolveriamo con del pepe nero. E andiamo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Una volta trascorsi i 20 minuti, andiamo a tirare fuori dal forno il nostro baccalà. E lo decoriamo con dell'erba cipollina. E il nostro baccalà in crosta di nocciole è pronto. Buon appetito!